Belli miei, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi, 16° episodio di Assassin's Creed 2. Nell'episodio precedente abbiamo studiato un piano per introdurci dentro la Basilica di San Marco senza riuscirci. E ora siamo davanti alla casa del nostro amico Leonardo da Vinci, perché dobbiamo parlare con lui di questo piano e provare la macchina volante. Sapete già di cosa sto parlando voi che l'avete giocato. Quindi, let's go! Leonardo, mi serve il tuo aiuto. Ciao, Leo. Funziona? Come? Che vuoi dire? Funziona, Leonardo. Vola per davvero. Non lo so. È solo un prototipo. Un'idea. Non è ancora finita. L'hai provata? No, è troppo pericoloso. Bisognerebbe lanciarsi giù da una torre. Dove lo trovo, un matto che faccia una cosa del genere? Eccomi qua, Leonardo, zio. Leonardo, mi sa che t'ho trovato il matto. Sì. Allora, come funziona? Hai mai osservato un uccello in volo? Non si tratta di essere più leggeri dell'aria. È questione di grazia ed equilibrio. Bisogna usare il peso del proprio corpo per controllare elevazione e direzione. Buona fortuna. Olè, andiamo ad ammazzarci. Perché precipito? È assurdo! Il palazzo è troppo lontano! Frate! Diavolo, ci rinuncio! Finirò per ammazzarmi prima di riuscire ad uccidere un altro templare! Vabbè, almeno cadiamo in acqua, così, dai! Occhio al ponte, occhio! Dai, guarda, ti ho pure salvato, cioè, meglio di così, guarda! Oh, non ti sei fatto nulla. Non posso crederci. Funziona davvero. Hai volato, Ezio, hai volato. Sì, ma non molto lontano. Beh, che ti aspettavi? La macchina non è ideata per lunghe distanze. Va bene, senti, lasciami rivedere i progetti. Forse posso trovare il modo di allungare la durata del volo. Ezio, i miei uomini dicono che Carlo è il veleno. Il tempo stringe. Antonio, questo è Leonardo, l'inventore di questo stupido marchingegno. Ehi, la colpa non è della macchina, è mia. Ho visto e rivisto i miei progetti. Ma insomma, so dai. Che è impossibile. Non ti abbattere così. Come prolungare il volo. Ah, che idea balzana. Eureka! Ma certo! Genio! Genio! Ma cosa fa? Il calore sale. Serve del fuoco. L'aria calda sotto le ali può sollevare la macchina e... Leonardo, a che cosa ci servirebbe un fuoco? Non uno, Ezio. Una decina. Sparsi per tutta la città. Sufficienti a farti volare da qui fino a Palazzo Ducale. Come? Ah, capisco. Possono farlo i miei uomini. Ma non scordiamoci le guardie. Tranquillo. A quelle penserò io. Dirò ai miei uomini di venirti dietro e di tenere le posizioni. Accenderanno i falò appena il sole sparirà dietro San Marco. Ok, andiamo a liberare le quattro posizioni. Tanto dovrebbe essere una cosa abbastanza rapida. Per l'appunto, la prima è stata fatta. Questo è ridicolo. Vincenzo doveva darmi il cambio un'ora fa. Mia moglie mi ammazza se non mi presento per cena un'altra volta. E che te ne cade? Vattene, non siamo mica qui a fare la guardia al dojo. A proposito, cos'è che sorvegliare? Un carico dall'Oriente. Delle polveri colorate che hanno consegnato per una grande festa. Ragazzi, mi sa che... Roba da matti, come quei nobili sprechino i soldi. Torna qui, verme! Mi sa che a casa non ci torni mica. Sono... abbastanza sicuro di questo. E tua moglie piangerà un marito tutto buggato, ok? Oh, non è morto! What? Dove cazzo è questo? Ah, sotto qua sarà. Però olè! Ah, questo sei tu, ma sei tuffato in acqua. Ma
si suicida così, però. Prendete quel bastardo! Uno, due e tre. Zio, tocca a te adesso. Non cadere in avanti, non cadere in avanti. Ok. Pugnali da lancio, vabbè. Meglio di niente. Andiamo velocemente all'altra missione. Eccoci qua. E allora? Ce l'hai fatta? È magnifico! Sì. E ora speriamo che la tua idea funzioni, perché non resta molto tempo. Ascolta bene, Ezio. Devi cercare di volare di fuoco in fuoco. Il calore di ciascuno dovrebbe mantenerti in aria fino al successivo. Bene. Attento, però. Ci sono arcieri appostati sui tetti stanotte. Evita le loro frecce, o il volo sarà breve. Vorrei Vai tranquillo, amore. La spada mentre uso questo affare. Beh, hai i piedi liberi. Se riesci ad avvicinarti abbastanza senza farti colpire, potresti calciarli giù dall'edificio. Carino. O la va o la spacca, amico mio. Beh, che ci siamo. Go, go, go. Ma cosa? Tirate! Colpite il demonio volante! Beh, che ci siamo, Ezio. Sto a rompere i coglioni, vecchio. Poi Ezio, che siamo? Dai, che siamo? Te pareva che mi colpiva adesso. Dai, che siamo, Ezio? Un altro piccolo sforzo, dai, su. Eccoci. Olè. Strike. Cos'è stato? State tranquillo. Qualche fanciullo con dei petardi. So, a voi muovere. E ora? Devo andare lì. Vabbè, ok. Facciamo il giro da qua, dai, vai là. Dai, vai là, dai, vai là. No! Il rischio. Che cazzo hai visto? Tu non hai visto niente. Vedi che sono bianco come il muro. Cosa che ho visto? Esatto, bravissimo. Non era nulla. Fermo, signore, non bevete. Troppo tardi. Il doge è morto. Cosa, Carlo? Sono desolato, signore. Ma dovevate ascoltarmi quando ne avevate l'occasione. A quanto pare hai fallito, assassino. Perdonatemi, signore. Ho tentato. Perché? A che pro tutto questo? Però assassino! Pezzo di merda! Il doge è morto! Pezzo di merda, vieni qua! Ci vuole un assassino per ucciderne un altro, pare. Uccidiamo pensando che sia meglio per noi. Non è così, messer Ezio? Non lo faccio per me stesso. Compio questo sacrificio per un bene superiore. Oddio! Requiescat in pace.
hai ucciso. Tu hai ucciso me! Ma non sono stato io, mongo. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Bravi ragazzi, ora posso scappare in santa pace? Beh, qua è aperto, perché non uscire da qua? Là, non fatemelo scappare! Sì, sì. Complimenti, vecci. Belli miei, anche questo video è finito, ci troviamo davanti la casa del nostro amico Leonardo da Vinci per la prossima missione che faremo nel prossimo episodio. Se il video ti è piaciuto lascia un like, un commento e iscriviti al canale attivando la campanella, così non perderai più nessun video tra reaction, Assassin's Creed e qualsiasi altra cosa faremo. Ti invito a seguire le live, trovate tutto in descrizione, nel primo commento e nei miei social, quindi seguitemi anche nei social. Al prossimo episodio!